Per cominciare, benvenuti nella serie di corsi di preparazione del software di animazione 2D Synfig Studio. In questa lezione impareremo l'interfaccia grafica e i concetti base di Synfig. Cominciamo. Durante questo corso userò l'interfaccia grafica in inglese, quindi potresti trovare più comodo passare anche tu all'interfaccia in inglese mentre segui il corso. È semplice da fare. Scegli Preferenze dal menu Edit. Poi vai su Varie e scegli English dall'elenco. Devi riavviare l'applicazione dopo aver cambiato la lingua. Ora diamo un'occhiata agli elementi principali dell'interfaccia grafica. Potrebbe capitare che la tua installazione di Synfig sia configurata in modo differente. Per tornare al layout di default, scegli Window, Workspace, Default. Dunque, in cosa consiste la finestra principale? Al centro della schermata abbiamo l'area di lavoro principale. Sopra di essa ci sono i tasti per salvare o per aprire un file, annullare o rifare l'ultima azione e così via. A sinistra abbiamo la cassetta degli attrezzi e alcuni strumenti di settaggio come Fill Outline Colors, colori di riempimento e di contorno, e Line Width, spessore del tratto. Ci sono altri pannelli sotto e a destra dell'area di lavoro. Non descriverò tutto in dettaglio, diamo solo un'occhiata a quelli più importanti. Tool Options, opzioni strumento. Layers, livelli. E Parameters, parametri. Vediamo come funziona. Scegli lo strumento Circle, cerchio, nella cassetta degli attrezzi. Le opzioni dello strumento cerchio appaiono nel pannello Opzioni strumenti. Assicurati che il pulsante Create Circle Layer sia attivo e tutti gli altri pulsanti in questa riga siano disattivati. Poi posiziona il mouse in un qualsiasi punto dell'area di lavoro. Clicca e mantieni premuto il tasto sinistro del mouse. Ora trascina il mouse fino a quando non abbiamo un cerchio e rilasciamo il pulsante. Ecco, hai ottenuto un cerchio che appare così. Nota! È comparso un nuovo livello sotto il pannello Layers. È così. In Synfig Studio ogni oggetto è un livello distinto. Scegliamo un colore differente e creiamo un altro cerchio. Anche il secondo cerchio appare nel pannello Layers. Ora passiamo allo strumento Transform, trasforma. Puoi selezionare gli oggetti sia tramite il pannello Layers o direttamente nell'area di lavoro. Quando un oggetto viene selezionato, puoi cambiare i suoi parametri trascinando questi punti colorati. Questi punti si chiamano handles, maniglie. Ma di solito gli oggetti hanno molti altri parametri. Li puoi modificare nel pannello Parameters. Qui ad esempio abbiamo Alpha Mount, Color, Feather e molti altri. Per cambiare un parametro, fai doppio clic sul suo valore. Facciamo qualche cambiamento e premiamo Enter. Nel pannello Layers possiamo cambiare l'ordine dei livelli. Qui possiamo duplicarli, rimuoverli, copiarli nella clipboard e così via. Per esempio, facciamo una copia di questo cerchio. Premiamo questo tasto e abbiamo ottenuto una copia. Ora possiamo proseguire con la prossima lezione.